Eccoci qua in diretta per l'ultima puntata del 2014, Aula 40, la cittadinanza digitale. Questo è il tema di oggi. Intanto saluto gli ospiti, parto da quelli che secondo me devono diventare in assoluto i protagonisti di questa trasmissione, oltre ai professionisti delle CNR. Abbiamo in aula la classe quarta liceo dell'Istituto Santa Caterina di Pisa, è giusto ragazzi? Fatevi un applauso. Buongiorno, buongiorno a tutti, accompagnati da Luigi Masi e Cecconi, Mutti Cecconi, giusto? Professore e professoressa di questa... Sono bravi questi ragazzi? Quando dormono, come? Ah, di solito sono bravi? Sempre. Poi si sente cosa pensano loro di, voi, eh? Educati? Perfetto, benissimo. È nello stile del Santa Caterina. Allora, noi stiamo aspettando, tra l'altro, così mi dice Radio Vaccarelli, perché Radio Vaccarelli mi dice che tra poco arriverà il sindaco. Anna, ti metti qui prima che ne arrivi Marco Filippeschi, sindaco di Pisa. Tengo il posto occupato, cosa meglio lo occupa qualcun altro. Questa signora qui è stata decisiva insieme a Luciano Celi, alla Forenza, per far partire questo progetto un annetto fa, ragazzi. L'ho convinti a tirar su le tapparelle, perché loro sono una straordinaria realtà della nostra nazione, non della nostra provincia, e quindi dall'esperienza iniziata tanto tempo fa è partito questo progetto che... Devi però ammettere che non hai fatto tanta fatica a convincerci. Tutto sommato è stata una bella idea e noi ci siamo subito adeguati, ci divertiamo un sacco. Ah, questo ci fa piacere. Poi l'arrivo anche delle scuole, degli studenti è una cosa straordinaria, secondo me. È sempre uno stimolo avere i ragazzi in aula, sia per quello che devi dire che per quello che devi ascoltare. Lo sapete, ragazzi? Cosa ha inventato? Non lo sapete. Non lo so, neanche io. Voi ci avete quando andate sul posto, punto? Ma non l'ho inventato io. Vabbè, insomma, punto it. E qui c'è l'elenco di tutti i nomi che finiscono per punto it, e il registro di tutti i nomi che finiscono per punto it è ospitato, capito? Gestito dal mio istituto, l'Istituto di Informatica. Questa bella signora, ma non l'ho inventato io, però. È la signora.it, sì. È la signora.it. Allora, intanto, guardate che sorpresa, è arrivato il capo, l'ingegner Domenico La Forenza. Buongiorno, vieni qua Domenico, vieni qua. Non è fra gli ospiti, ma è venuto perché è l'ultima puntata del 2014, quindi siamo a pochi giorni anche dalle feste, e quindi il padrone di casa assoluto è venuto a portare il suo saluto. Si sta sedendo dove tra poco siederà anche il sindaco Filippesi, non in colla a te, ma insomma... metteremo una sedia accanto. Allora Domenico, hai visto, arrivano le scuole, c'è partecipazione, c'è grande interesse a quello che fate, a quello che dite. Bene, grazie e buona giornata a tutte e a tutti. Per me è un grande onore vedere queste facce giovani, ne abbiamo tante. Come serve a dire facce? Facce giovanissime, noi chi siamo? giovanissime. Nel senso che abbiamo tante facce giovani già di nostro. E Ianna no? Voi siete giovani dentro, diciamo. Diversamente giovani. Quindi niente, mi fa molto piacere, vi ringrazio, ovviamente questo è un indice chiarissimo di questa bellissima trasmissione. E non potevo non essere presente anche per dare un saluto, anche perché il tema della puntata di oggi è la cittadinanza digitale. Tema che a te molto caro. Molto caro. Non hai ancora imparato a stare davanti al microfono però. Sì, sono ancora un po' emozionato, nonostante l'età. C'è un messaggio che mandi a questi ragazzi, che sono poi le nostre, il futuro di questa società, le nuove generazioni? Che messaggio manda? Mi fai una domanda, diciamo, bellissima e difficilissima. Vabbè, allora, cominciamo subito. Signori, questo è il numero uno del CNR. CNR locale. Diciamo. Sì, locale, ma è il migliore in Italia, in assoluto. Troppo buono lei. Dicevo, l'unica diciamo, frase che potrei dire che non risulti pomposamente ridicola e diciamo di conseguenza, è quello di credere e di avere entusiasmo nelle cose che si fa, perché senza l'entusiasmo nelle cose che si fa non va da nessuna parte. Cioè l'entusiasmo, l'idea, la curiosità è assolutamente necessaria. Che questa curiosità sia applicata a un futuro artigiano o che sia applicata
a un futuro ricercatore, donna o uomo di scienza, nulla importa, poco importa, l'importante è che ci sia entusiasmo. E di questi tempi l'entusiasmo, al di là di quello che si sente in televisione e si dice, è molto necessario. Ovviamente l'entusiasmo non basta, bisogna avere poi l'entusiasmo, proiettarlo in attività reale, cioè diventare professionisti di un settore, qualsiasi esso sia, e credere in quel settore. E questo è l'unico modo per, come dire, evitare poi problemi poi dopo. Perché il discorso, io ricordo quando ero ragazzo, lessi un libro di un famosissimo personaggio che si chiama Paul Summerson. Questo è un economista di fama mondiale, è stato un premio Nobel, eccetera, eccetera. Lui, in questo libro, che era un tomo alto in questo modo, perché volevo laurearmi anche in economia, ma poi il tempo, mi sono laureato solo in scienza dell'informazione, perché non ho avuto il tempo di farlo, ovviamente. E in questo libro diceva una questione importante che è tuttora valida oggi. Quello che è studiare è uno dei più grossi investimenti che i giovani possono fare. Quindi studiare, studiare bene, non studiare perché bisogna studiare, ma studiare perché, ovviamente, essere critici, come si è critici all'età che voi avete e si deve essere sempre critici a qualsiasi età, critici positivamente parlando, però il concetto è che studiare è un investimento. Non farlo, ci perdete voi e ci perde il paese. Questa è l'idea fondamentale. Ovviamente poi una persona potrebbe pormi la domanda: perché a un certo punto studiare, se si assiste impotenti alla continua crescita di quella che viene chiamata fuga di cervelli, cioè persone che preparatissime, qualcuno ha fatto una stima che una famiglia, lo Stato italiano, nel formare una figura professionale, un giovane, spende in media intorno ai 500.000 euro, qualcuno ha detto qualcosa meno, qualcuno ha detto qualcosina di più. Fatto sta che noi formiamo queste persone, poi queste persone vanno a lavorare altrove. Allora è ovvio che in una condizione in cui non possono lavorare da noi, lavorare altrove è un fatto positivo a prescindere. Il problema è che non c'è questa osmosi fra noi e gli altri e gli altri e noi, per cui se ci fosse un fatto di parità, cioè noi andiamo da qualche parte e altri arrivano da noi, il problema non si porrebbe più di tanto, perché viviamo in una piattaforma europea, mondiale, sempre più globalizzata, il problema non esiste. Allora, quindi qual è? Il fatto però che le persone riescano a trovare lavoro fuori depone molto positivamente a riguardo della formazione che ricevono in patria, ricevono da noi. Quindi vuol dire che i nostri maestri, le nostre professoresse, i nostri professori sono di altissimo livello e, sebbene spesso mal pagati, spesso precari e così via, svolgono ancora un'opera importantissima. Alcuni si chiedono come si possa fare questo in queste condizioni, perché sono, e ritorno al discorso prima, sono motivati da un entusiasmo che deriva a prescindere dalla loro situazione, che se fosse migliorabile e migliorata saremmo tutti contenti. Ora preghiamo, speriamo in questa stabilizzazione annunciata dal governo italiano. E quindi di conseguenza io parto sempre dal discorso che la scuola è sempre stata fondamentale. Una volta mi hanno formulato una domanda, cioè, dovendo avere dei soldi da spendere, tu questi soldi dove li investi? Io non ho avuto nella scuola, nella ricerca, nell'università. È ovvio che se avessimo fondi a sufficienza non ci sarebbe dubbio di investirli in entrambe le parti, ma se dovessi scegliere, fare una priorità, io ho sempre detto nella scuola, perché mentre noi siamo pronti, vedete questa bellissima area della ricerca, le persone che ci sono intorno, eccetera, sono persone che sanno andare in Europa, sanno presentarsi e presentare progetti, che è sempre più competitivo farlo, non è sempre facile riuscire a prendere progetti, ma poi ci riusciamo, portiamo a casa dei soldi, paghiamo altri giovani e il discorso va avanti. Nella scuola questo non è possibile, perché la scuola ha una serie di problematiche che vanno dalle infrastrutture alla situazione organizzativa e così via, agli aspetti logistici. E quindi secondo me quei soldi vanno investiti nella scuola. Ovviamente nella scuola bisogna anche pretendere la qualità, diciamo, che già c'è di base, ma renderla meno casuale questa situazione. Però, ripeto, investire nella scuola, da quello parte tutto. Se noi non si fa in questo modo, siamo destinati a perdere su tutti i settori, perché la formazione di base che viene fatta nelle scuole italiane è di altissima qualità, anche se alcuni indici recentemente dicono che sta ovviamente scendendo, e le ragioni sono anche evidenti, non è certo colpa dei professori per questo. Ingegnere Forenza, grazie di essere venuto a portare il saluto del CNR che rappresenti, e ovviamente Punto Radio, il sottoscritto, tutta la redazione
augura le migliori feste alla Forenza, al CNR, a tutti i suoi collaboratori, a tutte le persone che sono qua dentro per le cose straordinarie, tra l'altro, che fate ogni giorno. Buon Natale e buone feste. Grazie. Io, ovviamente, contraccambio per un sereno Natale, a me basterebbe sereno. Io sereno. Resto felice già. Grazie all'ingegnere La Forenza. Allora, se vuoi rimanere, poi arriva il sindaco. Intanto saluto e presento anche gli altri ospiti. Marco Bertini, buongiorno. Microfono, Marco. Non è aperto, è aperto. Buongiorno. Devono solo alzare il cursore, scusa. Vai. È aperto. No, non toccare nulla. Buongiorno. Si sente, ripetilo. Buongiorno. Buongiorno. Paola Adriani, buongiorno. Buongiorno. Poi vi presentate voi. Barbara Furletti, buongiorno. Sì, buongiorno. Chiara Spinelli, buongiorno. Buongiorno, ciao. Perché lo dici con quel tono? Perché vedo che hai l'occhio importante stamattina per l'argomento che trattiamo. Sì, no, più che altro sono in imbarazzo dopo essere stata parecchio dietro le quinte, però la coronata, a lavorare con Anna, con Luciano, con gli altri, a essere al microfono. Ti hanno dato il permesso di venire. Mi hanno dato il permesso, l'ho chiesto. Franca Del Mastro, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, il suo microfono è aperto? Sì. Buongiorno. Buongiorno, perfetto. Allora, intanto, Chiara, partiamo da un dato oggettivo per loro, che già conoscevano l'argomento, quindi magari si sono o informati o sono andati su internet per cercare di capire. Il titolo di stamattina, la cittadinanza digitale, ce lo vuoi spiegare in due parole, ma due, poi entriamo nel merito, cos'è? Allora, guarda, se Giuliano fa scorrere le slide, Giuliano, ne abbiamo proprio una precisa Giuliano che è efficientissimo. E quindi, infatti, non dubito che lo farà. Comunque sia, quando si parla... Guarda, se no il microfono l'hai di traverso. Hai ragione. Giuliano, vai, se ne scorri, ti dico io di come quando fermarti. Se no, commenta vuoi. Quelle che vedi. No. Ce n'è una specifica sulla cittadinanza. Comanda lei, Giuliano. Non so se l'hai capita stamattina, ma comanda questa, lei. Quella con i tondi. Eccola. Quella cosa lì è uno studio su cittadinanza ed equità sociale. È uno studio della Comunità Europea che dice che si realizza la cittadinanza digitale e quindi l'equità sociale anche di accesso al digitale quando ci sono questi tre fattori. Un accesso, quindi digital inclusion, accesso al digitale, quindi la banda larga. Parla in italiano. La possibilità, ci provo, la possibilità di avere una connessione. Le cosiddette skills, cioè le abilità, le capacità, quindi il fatto che non soltanto abbiamo la rete ma la sappiamo usare per fare delle cose. E la parola non banale, la competenza, cioè la consapevolezza e la responsabilità nell'uso. Ora, questa cosina qui, dalla Comunità Europea, è considerata un valore culturale, un bene del cittadino, così come l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione, così come l'accesso alla cultura. Ed è invece specificatamente riferito soltanto al digitale. Cos'è il Digital Champion? Cos'è il Digital Champion? Il Digital Champion è una figura istituita dall'Unione Europea, ce n'è uno per ogni paese europeo ed è, diciamo, un rappresentante. Questa parola champion è un po' fuorviante, che dice champion è il più ganzo di tutti, no? È il più bravo. Invece è . Campione nel senso di un po' medievale, di difensore, di paladino dei diritti del digitale nel suo paese. Ce n'è uno in ogni paese europeo. L'Italia negli ultimi 2 anni ne ha cambiati 3, fino ad arrivare al quarto attuale, dice, caspita, cambiano i governi, evidentemente sono cambiati anche i digital champion. Collega Luna. L'ultimo che è stato, gli altri erano mediamente figure politiche che hanno fatto molto poco, ci fu una polemica perché il penultimo non aveva neanche un profilo Twitter, dice, alla faccia del digital champion. È tra l'altro una figura senza portafoglio che ha semplicemente il ruolo di ambasciatore, cioè va alle riunioni europee con gli altri digital champion e si parla di cosa? Si parla di una cosa che voi tutti dovreste conoscere, che è l'agenda digitale europea. La conoscete, ragazzi, l'agenda digitale? Sì. Che stabilisce tutto, diciamo, tutto quello che c'è da fare per rendere utilizzabile il digitale per i cittadini, quindi lato pubblica amministrazione, e poi per le imprese anche, quindi favorire lo sviluppo delle imprese attraverso il digitale. Sono uno per ogni paese. Riccardo Luna, che è un giornalista, un divulgatore scientifico, è stato nominato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri a settembre. E lui che cosa ha deciso di fare? Prendendo esempio da la Digital Champion inglese,
Visto che la comunità europea dice che bisogna diventare going local, dicono nei documenti, cioè allargare sul territorio l'attività del Digital Champion, quindi non soltanto un ambasciatore europeo, ma lavorare sul territorio, ha deciso di fare una rete. Siccome lui ha molti contatti in giro per l'Italia di persone che a vario titolo si occupano di digitale, non smanettoni, chiariamo, sbattiamo un mito, io ho una laurea in lettere. Stringiamo, Chiara. Ok, e quindi ci vuole carabinieri per un'attività per sul territorio, ne vogliono 8.000. Ci vuole carabinieri per togliere il microfono. Sì, è molto difficile questa cosa, allora, lo sai. Il 20 novembre 2014 a Roma sono stati nominati dall'UNA i primi 100 champions. Sei tra questi? Sì, sono quella di Pisa io. Sono il champion pisano. C'è una maglietta, no? C'ho la maglietta, guarda, c'ho anche la spillina, ma non me la sono messa perché pareva brutto. Quindi te sei, a Pisa sei l'unica che rappresenta questo sistema. Io sono la persona, è un'attività volontaria. Lo sapevi, Elisa, che Chiara, la tua amica Elisa. Chiara, è una delle 100 champions in Italia? Non ci si parla più ora. Non siamo solo 100, da domani stanno partendo le nomine, siamo già scalati a 1.000, perché li stiamo cercando, stiamo facendo quello di Pontedera, quello di Cascina, perché ce ne sia uno in ogni quindi comune. Abbiamo possibilità anche noi di diventare champion. Cosa deve fare uno? Io prima o poi lo mollerò, non è mica una poltrona su cui mi siedo per una vita, anche perché non prendo soldi, è un'attività volontaria. Cosa devo fare? Velocissima? Sì. In tre punti? No, in tre secondi, non tre punti. E se no finisce la trasmissione. Allora, la prima cosa è il rapporto con la pubblica amministrazione, cioè aiutarla, visto che siamo una rete. Signora, si aspetta il sindaco, poi ci entriamo dopo. La Pisamo che ci fa qui? La Pisamo che ci fa qui? Chiedilo a Luciano, che è il signore padrone di questa trasmissione. Il padrone degli anelli. Beh, la Pisamo ha dei processi di digitalizzazione importanti. Facciamo capire, la Pisamo... poi sentivo Pisamo, il CITEL, che è il sito su cui il cittadino può andare a fare pratica nella pubblica amministrazione, tutti i servizi digitali della pubblica amministrazione, perché l'agenda digitale dice che la pubblica amministrazione deve essere la prima. Sì, ma fammi capire, perché te sei diventata te champion, scusa? Perché? Cioè, avrai delle qualità, delle peculiarità che gli altri non hanno? Sei la più brava? No, io ero semplicemente... conoscevo Riccardo Luna, sono inserita nell'ambiente della divulgazione digitale, della cultura del digitale. È un ragazzo che vuole seguire queste... Un ragazzo che vuole seguire è auspicabile. Cosa deve fare? Io ho una mail, mi può scrivere, mi può contattare, fa prima, su Facebook e su Twitter, e propormi. Allora, chiara.spinelli, chiocciola.it.cnr.it. Quella gli vuoi dare, quella ufficiale del CNR? Diamogli quella, se Anna è d'accordo, diamogli quella del CNR. E se no quale, scusa? Se no la mia persona, in realtà... però verrà attivata una Pisa Digital Champions. Dagli la tua personale, dai. La mia personale, la diamo in diretta radio, così tutti mi potranno stalkerare allegramente, è chiara.spinelli@hotmail.it. Mi trovate su Facebook. La trovate sempre? C'è la pagina Digital Champions Toscana su Facebook. Capito? Vi invito a fare un like, perché lì parleremo delle iniziative della Toscana. Sono su Twitter, @chiarapeggy, con la Y finale. Chiara? Peggy è il nome del mio ex gatto. È una lunga storia. È difficile cambiare un nickname quando te lo sei creato. Difficile. Vabbè, andiamo. Ok. Basta, Chiara. Quanto parli? Voglio dire, ho capito perché la tenete dietro le quinte, lei. Cioè, non la fermi più, ci vuole carabinieri. Allora, vediamo invece a Barbara Furletti. Buongiorno. Sì, buongiorno. Intanto fai sottopancia, te sei del CNR, cosa? Una ricercatrice? Io sono una ricercatrice del CNR, in particolare del KDD Lab, che è un laboratorio... Spieghiamolo. Sì, Knowledge Discovery. C'è Maria da casa che vuole sapere che è? Knowledge Discovery and Data Mining, che significa un laboratorio che si occupa dell'analisi di dati, scoperta di conoscenza a partire dai dati sostanzialmente. Quindi quello che noi facciamo, elaboriamo dei modelli e facciamo degli studi a partire dai dati. In particolare, visto che oggi parliamo di città digitali, quello che ci interessa è raccogliere i dati dalle città digitali e attraverso fare cosa, degli studi, come? Attraverso i dati GPS, quindi quelli che raccogliamo dai navigatori satellitari, piuttosto che i dati che raccogliamo attraverso i nostri telefonini, che sono uno dei mezzi più diffusi. E questi dati poi come vengono capitalizzati? Questi dati noi li raccogliamo nei nostri database e ci applichiamo tutta una serie di modelli che abbiamo sviluppato nei nostri laboratori, che servono per capire per esempio la mobilità, oppure fare degli studi sulla socialità,
che tipo di cittadini ci sono, nel, che tipo di cittadini troviamo nelle nostre città, quanti sono veramente residenti, quanti sono pendolari, i visitatori, quindi diciamo abbiamo tutta una serie di studi che si possono fare a partire da questi dati che proprio vengono raccolti nelle città digitali. Qual è la città digitale più all'avanguardia? C'è una cosa carina, però devo interrompere un attimo Barbara, che è stata presentata a qualche internet festival fa. Hanno fatto uno studio di mobilità tra le province di Pisa e Livorno e risulta che dal punto di vista di mobilità è un territorio unico, cioè lo scambio cioè, di Pisa batte Livorno? No, è no. Come se fosse un'unica provincia, diciamo, tante persone si spostano da Livorno a Pisa quanto da Pisa a Livorno, tracciando è così Barbara, tracciando diciamo l'andamento con i telefonini, ma... dei volontari hanno scoperto questi flussi. Sì, ma poi interscambio tra Pisa e Livorno, sì, che nessuno avrebbe potuto. Ma poi non è che siete un grande fratello dalla mattina alla sera che ci invade. Tutte grandi sorelle, comunque. Tutti grandi sorelle, ho capito. Beh, in realtà sì e no, nel senso che diciamo questi dati sono comunque protetti da privacy, quindi sì, i nostri cittadini sono garantiti nell'anonimato, tutti i dati che noi abbiamo li trattiamo sempre nel rispetto della privacy, quindi sono anonimi, quello che ci interessa sono poi le informazioni che estraiamo dai dati. Non tanto Paola Adriani, te sei una cittadina digitale, sì, è io giusto? Mi sono, scusate per la voce, ma no, ma non c'è magico da cantare, non ti preoccupare. Meno male. Sono una persona che si è fatta tracciare da loro per si è fatta tracciare, sì, cioè, con cioè il mio cellulare e una serie di applicazioni che tracciavano i miei spostamenti. Ho collaborato alla raccolta di questi dati, quindi... No, questo è curioso, spiegamelo meglio. Cioè, loro ti hanno intercettato. Sì, no, non in questo senso. Loro hanno lanciato un progetto in cui richiedevano la collaborazione dei cittadini. E io ho partecipato molto volentieri. Quindi questi ragazzi possono anche farlo, questo tipo di percorso o no? Al momento il progetto è chiuso. Sì, no, diciamo la raccolta dei dati. Quindi possono interagire in qualche maniera? Certo, no? C'è la possibilità di interagire. Come? Allora, noi abbiamo lanciato questo progetto che, diciamo, in una prima fase esplorativa, quindi una nostra prima esperienza, questo progetto che si chiama Tag My Day, che significa appunto... Tag vuol dire annota taggare, la mia giornata, cioè raccontami qualcosa della tua giornata. È una specie di diario di bordo che poi viene trasferito, sì, quindi esatto, sono dati conoscitivi che vengono trasferiti ad un'unica mente, che esatto, è la vostra. Sì, abbiamo chiesto ai volontari di scaricare... Eccolo lì, si cercano volontari per migliorare la mobilità di Pisa. Sì, è di maggio questo. Sì, vabbè, ho capito. Sì, sì, per far capire, il insomma, progetto è partito a maggio. È partito a maggio. Sì, e abbiamo chiesto ai nostri volontari di scaricare sui propri cellulari un'app per il tracciamento, quindi un'app che utilizza i sensori del telefonino per tracciare, per prendere le traiettorie. E, questa app è gratuita? Questa app è gratuita. Come si chiama? No, non abbiamo vincolato l'utente ad un'app specifica, ma abbiamo lasciato libero di poter scegliere un'app dall'App Store, quindi basta che, diciamo, questa app... Hanno già telefonini in mano, stanno già provando, Sì, di tracciarsi. Perfetto. Poi abbiamo chiesto ai cittadini di inviare le tracce e noi le abbiamo elaborate e le abbiamo rese disponibili attraverso il portale del progetto, quindi la nostra pagina web di Tag My Day, dove ogni volontario registrandosi aveva accesso al proprio spazio. Ho capito. In questo spazio le traiettorie sono state elaborate e ripresentate su una mappa, quindi in modalità grafica, e abbiamo chiesto di annotarle, di quindi aggiungere la motivazione dello spostamento e il mezzo di trasporto. Marco, CNR Pisamo, relazione, correlazione, è sempre più decisivo anche per chi fa, tra virgolette, un mestiere diverso, ma che lavora dalla mattina alla sera all'interno del tessuto cittadino e quindi ha bisogno di capire flussi, movimenti, spazi, perché poi voi operativamente agite. Quanto è importante questo nuovo percorso? È esattamente così. Questo progetto è stato molto importante perché ci ha consentito di avere dei dati reali sui movimenti. Lo sapete cos'è la Pisamo, ragazzi? Purtroppo sì, dite voi. Qualche multa avete preso anche voi. Ma insomma, non fanno solo multe, fanno anche tante altre cose. Però per essere meno, come dire, invasivi e quantomeno più oggettivi, esatto, queste tecnologie vi aiutano. Sì, certo, certamente. Ora,
per risultare anche meno antipatico all'uditorio, certo. Io voglio precisare che mi occupo di biciclette, quindi di mobilità ciclabile. Ci mettiamo puntini sulla I. Pisamo trattino biciclette. La mia missione è far andare più persone possibili in bicicletta. E, appunto, come dicevo prima, però Pisamo ha dei rapporti, insomma, abbastanza stretti con il CNR. Nello specifico, per quanto riguarda le biciclette, questo è il vostro sito di Pisamo, ovviamente. Dicevo appunto, abbiamo due progetti che stiamo seguendo insieme al CNR. Comunque Pisamo, dal punto di vista della tecnologia, ha sempre cercato di farne un punto di forza, perché come sapete, e lo vedete anche in giro per la città, ci sono ad esempio i pannelli a messaggio variabile, che sono degli strumenti che non solo danno un'informazione al pubblico, ma anche raccolgono dati, perché grazie a questi sensori noi sappiamo quante macchine passano in quelle strade, e siccome sono stati collocati in maniera strategica... È un processo evolutivo dal punto di vista tecnologico straordinario, perché riuscite anche a fare investimenti mirati. Esattamente, ovviamente. Considerate anche che i semafori, ad esempio, sono centralizzati in modo regolabile, quindi noi in base a questi dati possiamo... Ma quello anche... che si ferma e pigia il pippolino non fa più nulla, oppure... Funzionare il pippolino. No, perché uno per attraversare... Pigia, quindi abbiamo un esempio. Immediatamente gli viene il verde. Certo. No, quello è uno strumento locale, diciamo, però dal punto di vista della regia... Tap and Park, perché già in passato... Tap and Park è una cosa importantissima. Lo sapete voi cos'è il Tap and Park, ragazzi? Questo è importantissimo per chi poi dovrà usare la macchina, trovare parcheggio, il periodo. Tap and Park è un'applicazione che si può scaricare sugli smartphone. Chiama proprio Tap and Park? Sì, Tap and Park. Quindi uno la scarica. Può cercare in quel modo e si dovrebbe trovare. Dimmi in due parole cosa significa aver scaricato Tap and Park. È semplicissimo e anche evidente la sua utilità. Mi serve per parcheggiare la macchina e regolare il pagamento da remoto. Quindi io non devo stare attento a quando mi scade e tornare perché sono al negozio, sto pagando. Eccolo qui. Dal cellulare io allungo la sosta, la fermo, posso fare quello che voglio. Chiaramente uno deve avere un tag sulla macchina e deve essere registrato al sito con un portafoglio virtuale, quindi i pagamenti e tutto il resto passa attraverso questa, ma è una semplice registrazione. Insomma. È arrivato anche il sindaco Marco Filippeschi, buongiorno sindaco! Vai avanti Marco. Sì, questo insomma rivoluziona proprio il tipo di approccio al parcheggio, lo rende molto più smart, diciamo, no? Capito ragazzi, quindi potete anche attraverso il telefonino anche... determinare un orario e laddove poi la sosta si prolunga, perché c'era il problema che se metti il bigliettino che dura un'ora e andate alla macchina dopo un'ora e dieci vi facevano la multa per tutto il giorno, giusto? Certo. Perché era così, la legge è così, invece certo. In questa maniera... Esatto, si può allungare a piacimento, accorciare, interrompere per qualunque motivo. Dice, ritardo in quell'ufficio, vado al tribunale, vado un'altra parte, ci sto mezz'ora di più, col telefonino uno allunga la sosta e quindi... non ha assolutamente nessun problema da questo punto. Un dettaglio che riguarda nello specifico il mondo delle biciclette, quindi il bike sharing, Tap and Park verrà integrato con la possibilità anche di prendere le biciclette con questo stesso portafoglio elettronico, quindi prendo la bicicletta, la pago con lo stesso strumento e con la stessa applicazione per semplificare al massimo la vita degli utenti. Allora, Franca Del Mastro, buongiorno. Anche a te. Sei... Io sono una ricercatrice dell'Istituto di Informatica e Telematica qui del CNR di Pisa e in particolare mi occupo invece dello sviluppo di servizi e applicazioni per cittadini. Sì, spiegacelo, che rendano apri questa parentesi. Praticamente un insieme di servizi che sono generalmente applicazioni per telefonini, per smartphone, che permettano al cittadino di vivere in modo più partecipato alla città, ovvero utilizzi la tecnologia che ha sempre in tasca, generalmente il suo telefono, per condividere informazioni per esempio riguardo alla vivibilità della città, ai servizi che la città offre. Dacci un esempio, così la scaricano subito. Al momento non è scaricabile, è ancora in fase sperimentale. Ma l'idea che parte anche da alcuni progetti Smart Cities che sono in corso qui al CNR con altre aziende qui della località del territorio pisano, quello di realizzare una rete di monitoraggio per esempio dell'inquinamento proprio in città attraverso dei sensori a basso costo che vengono dislocati all'interno di alcuni percorsi in città e che non solo permettano al cittadino di scaricarsi semplicemente le informazioni e vederle
sul proprio telefonino, ma di usare un nuovo paradigma che viene chiamato di mobile social network, ovvero non parliamo soltanto di Facebook o soltanto di Twitter, ma realizzare delle reti sociali attraverso i telefoni in tempo reale, creare un nuovo modo di discutere su contenuti che riguardano la città, per esempio sullo stato di, quindi, di inquinamento di quel particolare, cioè, di quella particolare zona, oppure anche ok, c'è una coda di traffico per entrare in città. Senti Franca, per un amministratore, quindi per un sindaco, quello che state facendo voi è estremamente importante, è utile, quindi smart city, cittadinanza digitale, cioè si diventa interattivi da tutti i punti di vista, che aiutano poi anche nella gestione, la Pisano per fare determinate scelte, l'amministrazione per fare altre scelte, cioè voi potete guidare con le vostre ricerche. Si vuole aprire anche un canale diretto di comunicazione tra il cittadino e gli altri cittadini, ma anche tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Diventa fondamentale, forse decisivo come è molto importante. Tra l'altro è musica per le orecchie di Sindaco Filippeschi, è molto carina perché piace molto a Marco, lo so, di questo nuovo processo evolutivo dal punto di vista tecnologico, avendo la fortuna di avere anche eccellenze straordinarie in città, CNR e chi più ne ha più ne metta. Sì, perché è tutto fondamentale proprio che il cittadino. Quindi quando hai fatto questa applicazione busserai le porte del sindaco, dice, guarda sindaco. Cosa ho inventato, perché... No, sì. Li puoi anche condizionare le scelte in futuro. Sindaco, sì. È così. Queste realtà, questi ricercatori, questi giovani ricercatori condizioneranno anche in futuro le scelte di un'amministrazione, di un ente? È auspicabile. Ecco. Ora, sono tempi in cui è difficile avere certezze, a volte anche speranze. No? Perché... quindi anche chi è mosso dalle intenzioni migliori, più innovative, deve trovare giorno per giorno anche la forza di riproporre progetti, di guardare avanti. Però la strada è questa, ecco, non dobbiamo perdere la speranza e non dobbiamo nemmeno perdere la tenacia nel perseguire progetti di innovazione nelle città, che poi sono, secondo me, buona parte di quella strada di crescita che si sta cercando e non si trova. Cioè, come si generano nuove economie? Certo. Come si genera nuovo valore? Cosa c'è di importante da rinnovare mettendoci al passo con le rivoluzioni che stiamo vivendo? La rivoluzione digitale è una rivoluzione che sopravanza ormai di molto la capacità concreta di dare risposte, quindi di risparmiare tempo, di risparmiare denaro, ottimizzare tanto, di risparmiare energia. Quindi è anche il futuro di queste nuove generazioni, Sindaco, secondo te, questo nuovi percorsi? Direi di sì. Io vorrei, fra l'altro, che... Qui c'è la quarta liceo di Santa Caterina, Marco, non te l'ho presentata, chiedo scusa. Alcuni dei cervelli che si formano nella nostra università potessero accedere anche in forma diretta, diciamo, diventando operatori, lavoratori del comune, o in forma indiretta, con consulenze, con rapporti di collaborazione, a rinnovamento proprio della struttura delle nostre amministrazioni locali, perché insomma, interessante il problema che ho vissuto io in questi 6 anni e mezzo è anche questo, cioè, le competenze, ci sono persone quindi di buona volontà, festival, anche qualcuno che ha competenza, certo, ma ormai lo scarto, la forbice è sempre più aperta, no? Fra la necessità di avere una progettualità in continuo, diciamo, la riforma della pubblica amministrazione è la riforma digitale della pubblica amministrazione, quindi deve avere delle competenze. Noi invece oggi non possiamo assumere, se domani dovremo assumere probabilmente dovremo far fronte, ed è un problema aperto molto serio, molto grave, all'assunzione del personale delle province che eccede rispetto alla riforma. Non abbiamo possibilità, se non minima, di operare con consulenze. Quindi dove si trova poi la capacità di dare continuità ad una sfida di innovazione? Perché tutto il resto poi sono discorsi, ma quando fai un progetto
a meno che non sia uno spot, no? Che serve a fare una conferenza stampa, a stare un po' sui giornali, te devi avere invece una continuità. Quindi noi abbiamo proposto che, dico noi parlando di chi rappresenta i comuni, del ruolo anche che ho avuto io in questo ultimo anno, abbiamo proposto che sia data una corsia preferenziale per assunzioni che siano motivate nel campo dell'innovazione digitale, dell'innovazione energetica, del ricorso a fondi europei, cioè della progettazione rispetto a fondi europei. Ecco. Allora, partendo dalle città, magari dalle città che se lo possono permettere, perché fra l'altro c'è anche questo di grave, Pisa si potrebbe anche permettere di poter fare qualche assunzione in più e di mirarla in un certo modo, fossimo più liberi, no? Certo. Dai vincoli. Ci sono notizie buone o no sul possibile sblocco di questo patto di stupidità? Ci sono notizie parzialmente positive per i comuni, però ecco, non mi pare che si stia facendo con la legge di stabilità un lavoro equilibrato di risparmio di risorse su tutta la pubblica amministrazione. Ancora una volta comuni, vecchie province che ora si stanno rinnovando e vengono affossate, certo, nel rinnovamento, e regioni sono il taglio certo, mentre grandi comparti anche ministeriali, dove forse ci sarebbe da fare qualche risparmio in più, sfuggono alla capacità di una riforma. Noi abbiamo un filmato dove c'è anche Barack Obama, se non sbaglio, Chiara, che poi vuole sentire i ragazzi alcune domande, perché è un filmato particolarmente importante, perché prima di dargli il via, non lo possiamo dare, tanto l'audio non lo sentiamo, sentiamo, guardiamolo. È particolarmente importante, dunque questo... Quindi Barack Obama col berrettino, insomma, la mettiamo a capire. Questo è un evento che si chiama Hour of Code. Aula, cioè 40, è che tradotto è Aula 40 gli americani. È un'ora di coding, cioè viene promossa nelle scuole non soltanto in generale l'uso degli strumenti informatici, ma anche la programmazione. E lo fate voi? Informatica. In Italia si è fatto in qualche città, quest'anno è un progetto americano, però Pisa si fa? Non ancora, non credo che quest'anno sia stato fatto in nessuna scuola. Perché non lo fate? Marco, ti piace questo? In questo filmato molto carino, quella ragazzina molto brillante spiega ad Obama come si disegna un quadrato programmando, quindi un'operazione estremamente semplice per un programmatore. Perché è bello e importante questo filmato? Primo, vi consiglio di vederlo perché Obama è buffissimo, va un po' in crisi, la guarda come dire sì vabbè, però in realtà è molto affascinato. E è importante perché noi finora abbiamo detto tante cose belle, no? C'è il digitale, ci sono gli scienziati, c'è la pubblica amministrazione, però poi ora vi do un dato deprimente, perché lo devo fare. Vai. In Italia un italiano su 4 non usa internet. Scusami, 4 italiani su 10, avevo i numeri. Vabbè, insomma, okay, 4 italiani su 10 non usa internet? Il 40% non usa internet. No. Cosa vuol dire? Come? Sì, con punte diverse. In Toscana siamo al 30% e siamo fortunati, in Campania sono quasi al 50%. Questo che cosa significa? Non soltanto che non lo usano a casa o per fare gli acquisti online o per le cose nostre, private, significa che l'italiano non si trova a utilizzarlo nemmeno sul suo posto di lavoro, che sia... la pubblica amministrazione, che sia, è fatto ancora più grave, un'azienda, perché ora a meno che anche, tu non faccia anche il nelle pane, scuole, Chiara. E purtroppo anche nelle scuole stiamo facendo progetti per portare la banda larga, so che a Pisa c'è una cosa del genere sulle scuole, poi il mio lavoro sarà proprio questo, andare a interfacciarmi con loro per capire a che punto siamo. Li vai a rompere le scatole, io vado a chiacchierargli un po', però io sono anche gratis, visto che dicevamo che c'è un problema di assunzione, cioè, di quindi anche l'ottimizzazione, il mio ruolo dovrebbe essere questo, di utilità per la pubblica amministrazione, di metterli in relazione con certe esperienze anche nazionali, certo. E dargli con le grandi competenze vostre. Ragazzi, mi fate per 4 domanda. Su 10 è brutto, Massimo. 4 su 10 è clamoroso, 10 questo è dato. In Italia il 40% non usa internet. Eccola lì, guarda dove siamo in quella classifica. Questo è un... Marco, guarda la classifica. Questi sono un dati Istat riferiti al 2013. Purtroppo. Conosco, sì, sì. Quello è grave perché, come cioè, ti dicevo... In prima posizione c'è il Lussemburgo, Paesi Bassi, guarda, Svezia, Danimarca, Finlandia. Te ne racconto quindi una piccolissima perché è interessante. Sull'Estonia. L'Estonia è un paese
Piccino Picciò, che sta investendo tantissimo sul digitale. Sai chi è il loro digital champion? Chi è? Il Presidente della Repubblica. Il loro Presidente della Repubblica è il noi digital champion. Noi abbiamo Chiara Spinelli e loro hanno, e loro no, hanno il Presidente. Noi abbiamo Riccardo Luna nel caso. Vabbè. Allora, sentiamo, dai pure il microfono. Ciao, buongiorno. Salve, buongiorno. Come ti chiami? Andrei. Andrei, ciao, dimmi tutto. A chi vuoi fare la domanda? Allora, o puoi fare una riflessione, fai come vuoi. Allora, senta, senti. Sì, ok, va bene, andiamoci. Dai. Quella lì riguardo, dov'è? Aspetti, quello lì della raccolta di dati di Tag My Day, no? Sì. Abbiamo detto appunto che stiamo raccogliendo dei dati da utenti, no? Sì. Ma quanto anonimi sono questi utenti? Perché chiaramente, cioè, noi stiamo dicendo, prendi il tuo telefono e registra il tuo percorso da casa al lavoro, cioè... Va bene se mi rimane personale, ma quando poi deve andare e diventare una cosa che poi è una banca di dati di vari utenti, quello lì può essere messo a rischio. Ecco, quindi quali sono, ecco, le cose che possono garantire? C'è la tutela della privacy, dici te. La tutela della privacy e la sicurezza, ecco, quanto sicura è questa cosa? Ok, no? Velocemente una risposta rapida. Sì, la cosa è sicura perché i dati vengono l'invia il volontario tramite email e vengono raccolti nei nostri database e anonimizzati, quindi sparisce completamente ogni dato identificativo dell'utente che viene sostituito con una. Quindi siete completamente sicuri su quindi, questo? Diciamo, c'è un, giusto? Certo, viene disaccoppiata e comunque solo noi qui del CNR abbiamo visione dei dati completi. All'esterno le statistiche e i modelli, i risultati che forniamo sono solo risultati aggregati, quindi su tutto un insieme. Perfetto. Di persone. Un'altra domanda, ecco una ragazza laggiù in fondo, comunque se ci sono altri ragazzi che lì più vicini vogliono fare la domanda, fatele pure. Salve, vai il microfono. Vai, tranquilla, vai. Okay. Come ti chiami, scusa? Io mi chiamo Lorenza. Lorenza. Vorrei sapere quali sarebbero circa, se ci sono, degli aspetti negativi in questo Tag My Day. Aspetti negativi per... Detta a te è difficile. Però... Non posso parlare di aspetti negativi in questo senso, nel senso... Posso dire che, essendo una prima esperienza per noi, abbiamo avuto diversi feedback da parte delle persone che hanno usato, diciamo, questa tecnologia nuova e che ci hanno avuto delle scusa difficoltà. Barbara, ma questi dati che raccogliete, voi li impacchettate, li portate a un ente, in questo caso, come sì. Dato conoscitivo per dire, guarda, quando fai le tue scelte, guarda cosa viene fuori. Sì. Farete questo? Sì, diciamo che questo progetto è nato per l'esigenza di avere dati nuovi, anche sollecitati da... Qual è il dato? Dammi un esempio, un dato che particolarmente vi ha colpito. Cioè, l'innovatività di questo progetto è che siamo riusciti ad associare i dati del movimento, che possono essere raccolti anche in modi diversi, come ad esempio dalle scatoline che le assicurazioni mettono sulle macchine per rilevare il movimento, quindi che sono soltanto dati di movimento, quindi dati grezzi, senza nessuna informazione semantica, senza nessun significato. Invece in questo modo noi siamo riusciti a aggiungere un significato importante, che è il significato che l'utente dà al proprio movimento, quindi il motivo per cui l'utente si sta spostando: vado a fare la spesa, sto andando al lavoro, vado a scuola, torno a casa. E questo dato per noi è importante perché ci fa scoprire qualcosa di più della nostra mobilità. E per un ente quanto è importante dati così, secondo voi? Per un ente è molto importante perché attraverso questo studio, questi dati, noi abbiamo fatto degli studi per esempio sulla ciclabilità, e qui magari Marco Bertini ci può dare dei dettagli perché gli abbiamo fornito tutta una serie di dati. Qualche numero, Marco? Ci sono altri ragazzi che vogliono fare domande? Fate pure, basta che mi diciate. Bene, perfetto, passate il microfono poi a questo. Marco, qualche dato rapido? Dato numerico no, però noi abbiamo ricevuto dai ricercatori appunto una mappa molto interessante che visualizza quali sono i percorsi fatti in bicicletta nella nostra città, sovrapposta ad esempio alla rete delle piste ciclabili, quindi abbiamo avuto delle conferme ma anche dei nodi di urgenza, cioè sappiamo dove dobbiamo diciamo concentrarci per il futuro, cioè nelle zone rosse. Quindi il comune dice voglio fare una pista ciclabile, esatto, è dove ci meglio sono dei problemi. Farla là anziché là perché i vostri dati danno questa indicazione, esatto, quindi guidate di fatto anche è concretamente un'applicazione della ricerca. Perfetto. Come ti chiami? Dario. Vai. Tutta questa digitalizzazione, questa tecnologia nella nostra generazione dove ci porterà? Cioè nel senso si parla, per esempio, di
internet come anche una droga, cioè nel senso come una dipendenza. È vero. È che in un futuro la tecnologia si ribellerà, fra virgolette, a noi e quindi ci sarà per esempio un annullamento sociale. Questa è una riflessione interessante. Allora, prego, risposte rapide, Franca. Sì, allora sicuramente l'uso consapevole della tecnologia è la cosa migliore, nel senso che l'idea di utilizzare una tecnologia anche partecipando in modo attivo e anche contribuendo, ma non rimanendo astratti, cioè nel mondo virtuale. L'utilizzo anche di nuove, stiamo studiando nuove soluzioni che permettono anche di stimolare l'interazione reale tra gli utenti, che viene anche soltanto per il fatto che i nostri device sono vicini. Cioè lui dice: voglio usare la tecnologia, non voglio essere usato dalla tecnologia. Puoi usare in modo consapevole la tecnologia dicendo: ok, io uso questo strumento per diffondere una mia opinione, condividere un contenuto per capire cosa pensano gli altri, e lo posso fare anche per esempio con chi mi sta vicino anche se non lo conosco. Quindi in questo modo le tecnologie dovrebbero stimolare ulteriori contatti sociali, aumentare la quindi rete sociale. Quindi c'è un aspetto sociale che secondo te è fondamentale, sì, è fondamentale laddove invece si dice beh, è chiuso da solo col suo computerino in camera o sul suo smartphone, quindi non socializza. Invece te dici l'opposto addirittura, cioè usando le nuove tecnologie anche la comunicazione però diretta, però bisogna che siano in rete, che siano continuamente, non è detto. Perché esistono delle comunicazioni dirette proprio tra i singoli dispositivi che non hanno bisogno della necessità di comunicare, cioè, attraverso internet. Fammi un esempio. Io sono accanto a lei, non Bluetooth. Siamo connesse ad internet tramite Bluetooth, Wi-Fi, Direct, altri sono le tecnologie di base che sono già negli strumenti in commercio, okay. E che quindi instaurano una comunicazione diretta in real time, in quel momento, perché siamo insieme, siamo in quest'aula e vogliamo commentare per esempio sulla trasmissione, ma non siamo online, oppure siamo alla fermata dell'autobus e vogliamo dire: ma come mai questo autobus ritarda di mezz'ora? Possiamo usare una strategia alternativa? Come ti chiami? Davide. Davide, dimmi. Allora, siamo più o meno tutti coinvolti in questa rivoluzione tecnologica digitale. Ecco, volevo chiedere sia per i giovani, ma in particolare per le persone che non appartengono a questa generazione. Sì. In che modo è possibile dare un'educazione più precisa, più mirata per l'utilizzo corretto di questi strumenti tecnologici? Cioè, fammi capire, laddove la famiglia o magari alcuni di essi non hanno questo tipo di esperienza o di abitudine, a noi ci trasferiscono. Cioè, in un certo senso, che è chi ci educa, vuol dire? Per i giovani potrebbe essere la scuola. Ma nella scuola fate voi, lavorate su questi argomenti, fate delle prove, dei test. No, e venite al CNR, ragazzi. Venite al CNR, fatemi portare. Anna, organizzate un'ora di scuola tutte le mattine qua. E insegnate internet. Noi facciamo la ludoteca. Noi abbiamo il progetto della ludoteca. Voi però per i bambini più piccoli. Ma anche nelle scuole. Non ti sentono, Anna. Noi siamo andate anche nelle scuole. Quindi allora mettetevi in relazione, professori, con Chiara e con gli altri, perché questa capacità di interazione diventa fondamentale, Franca, no? Sì, secondo me. Ci andate, se vi chiamano? Sì, ci andiamo, l'Istituto di Informatica e Telematica attivamente partecipa, questi progetti sono gratuiti. Quindi non sono per i bambini più piccoli, ma anche per loro. Anche per loro le scuole si possono iscrivere gratuitamente. Ha ragione lui, dice, ma insomma alla fine poi io ho bisogno, chi è che mi educa? Educa, e un'alfabetizzazione diciamo a banda larga, perché ormai non è più, dice, si fa la scuola informatica, si va a lezione X, si impara qualcosa. Oggi dal bambino di 2 anni in poi usano i social, usano questi strumenti, quindi vanno assolutamente educati. Sì, ma non vanno educati solo i ragazzi, vanno educati anche i genitori. Ho capito, ma c'è Maria che ci sta ascoltando e sta facendo la salsa al pomodoro. Sì. Lei magari c'ha sempre il Nokia 3330, capito? E sì, non sa come fare. Ma al di là di usarlo attivamente, anche di capire come funzionano, perché spesso i ragazzi lo usano in modo non consapevole. Quindi dimmi. No, una piccola riflessione. Spiegati. In un certo senso. Anche negli stessi professori penso che possa essere molto più produttivo utilizzare internet nelle loro materie, anche per vederlo da più punti di vista, avendo internet un campo, un raggio d'azione maggiore,
Sindaco, perché te sei il primo cittadino di una città che ragiona anche in questi termini, qual è la riflessione che fa un amministratore, ma anche un padre di famiglia, ma anche uno che ha delle responsabilità, sei anche presidente di provincia, ora hai ottenuto l'incarico nazionale dell'ANCI, quindi porti il tuo know-how, le tue esperienze, il tuo sapere anche in realtà, in situazioni dove sempre di più c'è questa esigenza di confrontarsi con questo elemento. Beh, mi pongo gli stessi problemi che si poneva Davide, che ha fatto la domanda, sì, perché l'innovazione digitale è pervasiva, cioè non c'è una dimensione che sia al riparo da questo cambiamento. È anche vero che noi stiamo largamente subendo questo processo, cioè non, ci siamo un po' abbandonati, perché non c'è una risposta formativa. Non c'è una risposta di alfabetizzazione che non serve soltanto per coloro che ad oggi, e in Italia come si è visto sono parecchi, non hanno accesso ai mezzi di comunicazione digitale, hanno difficoltà a usare certe tecniche, ma per me è un grave limite che nelle scuole ancora oggi non sia programmata una formazione di base, perché la formazione di base ti dà anche una consapevolezza, ti rende padrone del mezzo, ti dà la possibilità di spiegarti almeno l'ABC dei principi tecnologico-informatici che stanno alla base di tutti i processi. Quindi se concordi con Dai, diciamo, chi ci educa noi? No, alla fine? E questa diciamo è una parte diciamo che dovrebbe essere secondo me assimilata ai principi fondamentali delle scienze naturali o della fisica o della chimica, non si capisce perché noi dobbiamo essere padroni di alcuni principi fondamentali dell'informatica. E poi c'è tutta la parte di implicazione sociale, perché ci sono ormai c'è una riflessione, noi a Pisa siamo sede del Festival Internet, no? Abbiamo scelto di fare il festival proprio per avere ogni anno un bel momento di riflessione sulle implicazioni sociali e culturali della rete. Quindi ci sono ormai tanti studi, c'è una elaborazione che però non conosce facili sintesi, no? Diciamo risposte facilmente comunicabili, e ci mette anche in guardia rispetto ad alcuni rischi che ci sono. L'uso dei social media, per esempio, no? già oggi dimostra no? che ci sono anche degli aspetti non proprio positivi. Se io dovessi dire dell'esperienza di come si veicolano anche messaggi poco costruttivi, una rincorsa anche a linguaggi aggressivi, certo. Mancanza di un limite, ecco, di una capacità di mediare i rapporti fra le persone, no? Si vedono soltanto le punte, questo diciamo è una visione mia, ecco, poi mi posso sbagliare, però poi ci sono i problemi di privacy, di controllo, questi sono problemi proprio di democrazia, no? E c'è una discussione, è un principio di democrazia, ci sono stati già alcuni grandi scandali planetari che hanno avuto, sono stati poi scoperti, no? da alcuni volenterosi che oggi girano il mondo sotto copertura, no? Che hanno scoperto grandi trame, no? Che hanno toccato milioni e milioni di cittadini che erano controllati, magari forse sono ancora oggi controllati, perché i sistemi di controllo sono pervasivi. Ci sono i grandi big, no? Google e gli altri grandi che hanno mezzi di smisurato potere nel controllo delle comunicazioni, no? Quindi ci sono dei risvolti che vanno dominati con la democrazia, e vanno la democrazia diciamo zoppica in tanti paesi, e poi vanno dominati con la cultura, cioè con la consapevolezza, con la capacità di essere liberi anche di fronte a questi strumenti, cioè di dominarli e di non farci dominare, come tu dicevi. Questo è un grande tema. Come si fa a discutere del futuro però
non facendo i conti con questa realtà. Cioè, possiamo fare come lo struzzo, far assolutamente finta, è diventato indispensabile, direi decisivo. La decisivo. Politica di domani in gran parte sta in queste due dimensioni, cioè controllare l'effetto delle innovazioni sulla democrazia, sulla società, sulla cultura di tutti noi e stringere questa forbice fra le potenzialità positive, le capacità che già avremmo e ciò che non riusciamo a fare. Ma ti preoccupa, Marco, una città digitale oppure... No, io sono per la città digitale, decisamente, anche perché abbiamo fatto così poco ad oggi rispetto alle potenzialità che si hanno di cambiamento in una città, anche se siamo, come città di Pisa, nelle graduatorie siamo molto alti, no? Si vede quando fanno, per tanti motivi, credo anche per un po' di sensibilità che ci abbiamo messo. Però io, che so cosa abbiamo fatto e cosa non abbiamo fatto, non posso essere soddisfatto, perché so che abbiamo fatto cose ancora minime rispetto a ciò che si potrebbe allora fare. C'è qualche altro ragazzo che vuole fare delle domande? O ragazza? Perché la ragazza ha parlato una sola, bambine, su. Le femmine al potere. Allora, chi c'è? Queste ragazze qua, sulla mia sinistra. Prego. Anna Vaccarelli, la valletta di Aula 40. Come ti chiami? Carlotta. Ciao Carlotta, buongiorno, dimmi. Allora, io volevo sapere appunto se questi dati che noi vi diamo, ad esempio nel progetto Tag My Day, sono comunque in buone mani. Noi come facciamo a fidarci? Come facciamo a sapere che non vengono utilizzati per altri scopi? Perché siete curiosi voi. Sì. Vai. Come ho risposto prima all'altro ragazzo, diciamo, noi i dati che voi ci date vengono conservati nei nostri laboratori, che sono sotto tutto un sistema di protezione e sicurezza. Poi abbiamo il garante della privacy che ci dà dei paletti molto stretti nell'uso e nella diffusione dei dati personali, per cui diciamo quello che poi noi diffondiamo sono informazioni che di fatto sono libere e non hanno nessun collegamento con la persona che ce li ha forniti. E quindi diciamo quello che noi puntiamo è all'uso dei dati. Ma capisci la loro per... diffidenza oppure è inutile? Sì. Che no, capisco, sì, la diffidenza, no. C'è un po' generalizzato quest'idea. Chiara, che i dati... Posso fare un esempio banalissimo? Tu hai un profilo Facebook? Sì. Ok, infatti. Tu navighi, hai Facebook aperto, vai su un qualsiasi e-commerce, privale, Amazon, quello che vuoi, guardi un paio di scarpe e poi non le compri, però hai guardato la pagina, hai navigato, hai scelto il modello, hai guardato il colore. Ci hai mai fatto caso che nei due o tre giorni successivi quelle tipo di scarpe, altri tipi di scarpe ti compariranno nella pubblicità che c'è al lato del tuo personale profilo Facebook? Cioè, i grandi big succhiano i tuoi dati dalla tua navigazione per proporti delle attività commerciali con il tuo permesso, perché tu nel momento in cui hai sottoscritto Facebook ti dice è gratis e lo sarà sempre, è gratis perché tu non lo paghi, ma lo paghi condividendo una parte di te, della tua navigazione, che fa sì che loro catturino il tuo atteggiamento in rete per proporti dei servizi commerciali. Ovviamente dall'azienda si fanno pagare, è vero, perché allora lì i tuoi dati sono ma anche più scoperti su un sito normale, di quanto non sia con ma anche dei su qualsiasi sito. Sì. Chiara, se vai a vedere un ultimo modello di un'auto, certo, nei prossime settimane di fianco ti arriva mille, certo, modelli di auto con i prezzi, dove, come qua. Posso sfatare un'altra paura piccola perché mi ha fatto un po' impressione lui, sì, quando ha detto le macchine ci parte l'aspetto Terminator, le macchine ci mangeranno. No, allora, aneddoto piccolissimo, c'è qualche bar che sta cominciando a mettere fuori un cartello: noi non abbiamo la wifi libera, fatevi una chiacchierata tra di voi. E sembra una cosa tanto figa. Allora, un'amica l'altro giorno ha scritto un post dicendo è un atteggiamento retrogrado, perché io sono a pranzo da sola in quel bar, ho il mio tablet, ho Skype aperto e sto facendo una conversazione grazie al free wifi con una mia amica in America che non sento da un sacco di tempo. Cioè, nel momento in cui siamo iperconnessi, come diceva giustamente Franca, socialmente connessi come persone al centro della rete,
ci connettiamo con gli altri. Cioè, l'importante è tenere insieme, cioè, voi dite, l'online, Chiara, e l'offline, questo, ma la consapevolezza. Usiamolo per renderlo, come dire, attivo, produttivo e utile. È utile, è utile per diventare cittadini consapevoli, amici consapevoli. Cioè, non è detto che online sia per forza, cioè, sbagliato. Però una riflessione su quello che senti, che ogni domanda che è stata fatta, c'è paura. Dice, ma come mai? Ma siamo sicuri? Ma è lì il mio ruolo. E lì è quello che io dovrei fare. Cioè, l'altro che chiedeva cosa, come ci insegnate. Allora, ci sono progetti come quelli del Venite CNR a casa per le di Chiara Spinelli, no, dalle 8 alla sera alle per 10. Esempio, quanti di voi si trovano di fronte a un computer a spiegare ai genitori come si usa una la cosa? La prossima volta vieni con la maglietta di Champions. Sai, Marco, che lei è l'unica che rappresenta Pisa. Lo sa, sì. Ormai lo come sa. Lo sai anche te? Lo so anch'io, so tutto, sono il sindaco. Volevo interloquire perché qui il discorso si fa interessante. Chi come il sottoscritto purtroppo non è nativo digitale e quindi vede le differenze, no? Quindi può apprezzare le differenze fra il prima e il dopo, anzi solo non è nativo di, ma io, diciamo, ho vissuto una parte importante della mia giovinezza, sicuramente l'adolescenza, eccetera, quando non c'erano i telefonini. Esatto. No? Quindi eravamo in una dimensione di tempo molto differente da quella che si vive oggi come normalità. Effettivamente le differenze ci sono. Io non credo che si debba avere solo paura, bisogna avere consapevolezza, però bisogna anche recuperare degli spazi e dei tempi di socialità, di socializzazione. Certo. Cioè usare i mezzi digitali come una facilitazione, no? Di rapporti umani e di rapporti sociali ricchi, autentici, fatti proprio di contatti no? che non sono virtuali, che sono effettivi, che costruiscono delle storie, che depositano anche dei cambiamenti, no? Perché questo secondo me è molto importante. E qui c'è una sfida, ecco, perché effettivamente questa ipercomunicazione, stare dentro a mille messaggi, essere anche un po' distratti rispetto a grandi obiettivi o anche parole semplici che devono riaffermarsi, no? Parole semplici, stare insieme, giustizia, libertà, solidarietà con gli altri, cioè metterci qualcosa di tuo. No? Condividerlo con gli altri, ma mettendoti a disposizione, sporcandoti le mani per il servizio che puoi fare alla società, oppure nel lavoro, no? Cioè dare contenuti al lavoro, avere una società che ti dà la possibilità di immaginare un futuro, e oggi non siamo purtroppo in queste condizioni, no? Se siamo frastornati da questa grande nuvola di comunicazione e perdiamo i riferimenti, no? Noi perdiamo delle occasioni. Qui, diciamo, si entrerebbe in un discorso più politico, però ecco, certo. Come dicevo, la politica non può essere oggi scissa da questo grande cambiamento. Se non interviene anche su questo, no? Sono perfettamente d'accordo. Ci sono altri ragazzi che vogliono fare la domanda? Poi se no chiudiamo. Gli dici come ti chiami, scusate? Carlotta. Quante ore ci stai davanti a un social net? Io fin troppe, personalmente. Troppe? Fin troppe, sì. Cioè? Perché? Tutti, penso. Ogni ragazzo ha una continua connessione a internet grazie agli smartphone. Quindi... ora, in questi giorni, penso se mi dovessero togliere il telefono sarebbe quasi difficile relazionarsi, quando uno esce da scuola, per organizzarsi anche
per riuscire a fare una passeggiata. Mentre studi lo tieni acceso? Mentre studio cerco di spegnerlo, perché se no è una continua distrazione. Cerchi, però non lo fai. Cerco, però non lo fai. Mi rendo conto che magari dopo un'ora e mezzo di studio devo andare a riaccendere il telefono. Però i tuoi rapporti non si svolgono solo lì. Lo usi per metterti d'accordo e vederti. Esatto. Quindi lo usi per una connessione sociale che poi si svolge anche fuori. Però mi rendo conto che alla fine come ti chiami te, scusa? Prendi un attimo il microfono, Camilla. Te, anche te è uguale a lei, lo usi tantissimo. Io sì, però credo che bisogna avere una consapevolezza dell'uso del telefono. Certo. Quando si studia non si usa, quando dobbiamo organizzare. Quando sei a cena con i tuoi lo usi? No. Come no, vedi, no. Poi si autodeterminano. Come ti chiami te? Violante, te? Io anche. Lo usi molto? Sì, lo uso molto. Più il telefonino o sul computer PC a casa? Più il telefonino. Più il telefonino. Certo. Sì, con i tuoi amici o anche per cose utili, per studi, per ricerche? No, anche per studio, per ricerca. Cioè ti è utile il telefonino? Sì, sì. Oltre è utile anche per relazionarti? Sì, sì. Non sì. È se mi pensi, quanto mi pensi? No, no, questo no. C'è anche quello? No, no. Nel senso che è utile anche per quello, sì, indubbiamente. Sì. No? Poi ci sono gli spot e fanno vedere che ragazzotte si mette le cose, le cannucce, e dice no, non c'è andare con quello, no? Sì, perché poi sono dei messaggi strani, no? Assolutamente. E il microfono di qua chi ce l'ha? No, no, è sempre quello. Fai per giro, voglio velocemente. Tanto. Te come ti chiami? Michele. Michele, te come va? Sì. Io uso il telefono, però non... Potresti vivere senza smartphone? Diciamo di sì. Io sì. Diciamo di sì, sì, però sì. Certe volte guardo anch'io cosa c'è sul telefono. Prima dell'arrivo di questi telefonini eri più, come dire, usavi il tempo libero per altre cose, per andare questi qui ero no, ma non sto dicendo che lo può fare anche col telefonino, però molte volte anche per pigrizia col telefonino fai una foto, la mandi un filmato. Oggi si fa quasi tutto da casa, insomma, Oggi questa è la normalità. Cioè. Loro sono troppo giovani per avere prima. Ma noi siamo diversamente giovani. E te come ti chiami? Io mi chiamo Pietro. Ciao Pietro, buongiorno. Come va? Bene. Tutto a posto? Sì. Vuoi fare gli auguri di Natale a qualcuno? No. No, te ne frega proprio niente, ho capito. Però il telefonino ce l'hai in tasca? Sì. Cosa c'hai? Che telefono? Sì. L'iPhone 5S. 5S. Questo è uno spot però, te no, lavori. Sono amico di Google, Cook è un amico mio, quindi lo usi spesso anche tu ovviamente. Sì, vabbè. Ovviamente. Cioè è una domanda banale farla ora a un ragazzo della tua età. Cioè, sì. Ma è vero, sì, mi fa segno di sì, faccio anche la parte dello scemo. Cioè è proprio, se te lo chiedo, ma come, vuoi che non lo usi? No, vabbè, ovviamente con moderazione. Ci con sono moderazione. Dei no. periodi in cui, non, vabbè, a cena Chiara ovviamente si incazza, non è che dimmi, si può Chiara, no, forse c'è? La domanda più approfondita sarebbe invece poi che tipo di, se usate il computer, se lo usate per studiare, se usate internet, l'ha che detto tipo la di ragazza programmi che lo usa per sapete usare, cioè un uso un pochino più approfondito. E se pensate che nel vostro lavoro tutto questo vi servirà un domani, se pensate di fare una professione collegata, questi sono ragazzi di quarta, per cui tra un po' vanno alla scelta dell'università, certo, quanto certo. pensate che il digitale potrà influire Pietro, nel rispondi, vostro lavoro? Rispondi, se no ti si dà il cattivo. No, vabbè, ovviamente è utile anche perché magari uno vuole approfondire un argomento, certo, va a cercare su internet. Quindi fai presto, insomma, sì. Ti aiuta anche a studiare, ti aiuta anche a conoscere. Vieni qui alla radio, c'è una trasmissione di cosa si parla, e uno va su internet e capisce di cosa si parla. Te come ti chiami, scusa? Gianluca. Gianluca, mi fai una domanda al sindaco, Gianluca? Vuoi la domanda di riserva? Riguardante la politica no, o il digitale? No, politica. Stamattina lasciamo la parte. La politica è importante perché dice il sindaco dovrebbe fare delle scelte per evitare che poi internet o come i nuovi strumenti vi usino, no? Cioè una gestione più intelligente. Qual è una domanda che vorresti fare? Che città vorresti da questo punto di vista, guardando anche ma nessuna il domanda titolo alla di fine, stamani? Perché il signor sindaco prima ha detto che è favorevole a tutto ciò. Alla cittadinanza digitale, sì. E quindi lo sono anch'io. E spero perché, che... perché sei d'accordo? Scusa. Perché è molto utile. È molto utile. Una stupidità. No, no, l'applicazione che ti prolunga
il tempo del parcheggio. Tap and park, dici te. Secondo me, non lo sapevi te. No, non ne era a conoscenza. Fate informazione, Marco, fate informazione. Su que- cioè, non sapevi che esisteva questa cosa? No. Questo è grave. Cioè, nel senso, perché c'è il parcheggio, col telefonino, sto in un ufficio, ci sto a mezz'ora di più, lo prolunghi e non paghi multe. Cioè, paghi per quello che utilizzi. Microfono al sindaco? Vai. No, non si sente. Forse il filo. Qui dobbiamo fare più comunicazione, ecco. Non è che quando abbiamo prodotti innovativi che sono utili per la vita di ogni giorno dei cittadini, dobbiamo prima porci il problema di quanti cittadini possono accedere, certo. No? Quindi, ma per quelli che possono accedere serve un'attività. Perché 4 su 10 non hanno internet, ma 6 su 10 però lo usano. Lo sapevate voi di questa applicazione, ragazzi, Tap and Park? Nessuno di voi, no, neanche sentito. Te l'avevi sentito? Te sì, anche tu? Sì, così, però esattamente di cosa. Prendi il microfono un attimo, come ti chiami? Francesco. Quindi te sapevi che esisteva, però non sapevi i meccanismi, le procedure, a cosa era utile? Sapevo che era un progetto, diciamo, non sapevo che l'avevano già sviluppata e che era già attiva. Sapevo che stava venendo fuori questa cosa, che il parcheggio si pagava dal telefono. Marco, è un test interessante anche per voi, no? Prendi, dai il microfono a Marco, giusto? Sì, sì, è utile. È una cosa utilissima, perché che poi è poco loro conosciuto. Sono bisogna agire sull'informazione. Sì, perché tra poco avranno anche loro la macchina. Bisogna dare informazione proprio in continuità, soprattutto agli utenti digitali, intercettarli. Perché loro sono tutti utenti digitali, quindi sono facilmente intercettabili, no? Giusto? Sì, però nel diluvio di informazioni, certo, non è facile. No, no? Assolutamente no. Quindi bisogna trovare delle tecniche, dei modi per rendere specifica l'informazione del comune. In questo caso, diciamo, si tratta di fatto dei servizi comunali, dandogli un po' una via, cioè conquistandosi una sorta di via preferenziale, ecco, perché poi i servizi che dà il comune sono tutti importanti, certo. È difficile dire c'è una cosa così accessoria di poca importanza, che riguardano tutti proprio la vita quotidiana. Quindi su questo dobbiamo diventare più bravi. Sull'innovazione legata alla mobilità, sull'infomobilità, siamo davvero fra le città più evolute. Più evolute, cioè, assolutamente più dotate, sì. Almeno di esperienze. Poi le esperienze devono avere un'utenza larga. Avete finito le vostre domande, ragazzi? Così intanto mettetevi in contatto con Chiara, ora poi dopo la trasmissione vi darà l'istante, perché cercate in qualche maniera di organizzare. Lo chiedo ai professori. Professori? Pronto? No, dicevo. No. Appunto, dico, poi mettetevi in relazione con Chiara e con gli altri, con Anna Vaccarelli. Prenda il microfono, professoressa. Si alzi un attimo, perché altrimenti... No, scherzavo, stavo dicendo che per quanto riguarda i compiti in classe sanno usare molto bene tutte... scusatemi. No. E l'insegnante, noi oltretutto abbiamo le lavagne interattive, la usiamo... Lo so. Santa Caterina le ha tutte le classi. Detto. Sì, tutte no, le ma dicevo, classi. Magari fare però, anche un passaggio... Ma dico, lo sanno usare molto con bene, con i ricercatori del CNR venire fare... Sì. Però dice lei, lo sanno. Sì, lo sì, è l'insegnante, che sarei io di italiano e latino, chiaramente ha imparato, allora li blocca un po'. Sì, posso intervenire? Sì. Apri il microfono. Sì, siamo in chiusura. Allora, vai. È semplicemente per un fatto di strumento, perché ai miei tempi si portavano i fogliettini per copiare ed era uguale, solo che adesso è un fatto di applauda. Strumenti, abbiate pazienza. Non è la rete che favorisce. Anna, professoressa. Quindi la tecnologia va vista anche, qualche volta, scusate, anche come un'opportunità, non di copiare, per favore, perché è un danno per voi. Copiare no. Chi ha copiato non ha capito niente di quel che ha scritto e alla fine rimarrete ignoranti. Però vorrei spezzare una lancia a favore delle opportunità. Senti della rete. Chiara, senti come ti fonde. No, te lo preparava sempre qualcun altro che l'aveva già fatto. Erano tutti foglietti che si passavano per generazioni, professoressa. Aia. Qui si apre un'altra trasmissione, ragazzi.
Chiara, dobbiamo fare, abbiamo finito, perché la tua amica Elisa ha detto è finito il tempo. Come si chiude? Una chiosa. Tanti auguri, buone vacanze a tutti. Un augurio digitale com'è? Un augurio digitale è... stateci in rete, divertitevi, fatevi delle belle foto delle vostre mangiate durante il pranzo e mandate tutte a Chiara, mandate tutte a Chiara, perché lei ora divertitevi, fatemi un bel Natale digitale, dai. Marco, i saluti anche da parte del primo cittadino a tutti coloro che ci ascoltano, agli ascoltatori, a questi ragazzi e Aula 40 che ritornerà poi ovviamente a gennaio. Auguri digitali a tutti. auguri a ai lavoratori e alle lavoratrici del CNR che ci ospitano, ecco, e io ringrazio per darci questa finestra di discussione, spero che si possano fare ancora tante cose insieme, perché certamente questa città ha delle risorse, si può permettere dei sogni, delle visioni che tante altre città non possono permettersi, no? Quindi è un grande potenziale positivo. Tanti cervelli che portano alto il nome del nostro paese, ma non è retorica dirlo, è la verità, e quindi dobbiamo metterci nelle condizioni di essere all'altezza di quello che davvero possiamo essere, ecco. Ritrovare la speranza lo dobbiamo, diciamo, ai più giovani che sono qui, e ritrovare anche il coraggio di cambiare profondamente le cose. Il cambiamento è sicuramente digitale, su questo non si può sbagliare. Quindi siamo passati da cittadinanza digitale, da smart city, anche al cambiamento digitale. Quindi sicuro. Chiara, te sei a posto. Sono molto contenta. Sei contentissimo. Grazie ragazzi, anche a voi. Buone feste a tutti i nostri ospiti, alla regia, a tutti i tecnici, a Luciano, Anna, al mitico Gianetti, al fotografo, al sindaco, a tutti gli intervenuti, che ricordo Marco Bertini, Barbara Furletti, Paola Adriani, Franca Del Massa, è arrivato anche la Forenza, peccato è dovuto andare via, ha portato i suoi saluti, Chiara Spinelli. Buon lavoro a tutti e buon anno a tutti, alla prossima, arrivederci.